Allora, come vi avevo detto, adesso vi volevo far vedere come si fa la lavorazione invece di questa calla. C'è più spazio, è più aperta di questa. Allora, per facciamo 10 catenelle. Allora, 10 catenelle, chiudiamo a cerchio. Nel cerchio lavoriamo 11 maglie alte. Allora, la prima maglia alta sarà formata da 3 catenelle e poi faremo 11 maglie alte, totale 12. Chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia. Allora, il secondo giro lavoriamo 3 catenelle che sarebbero la prima maglia alta, poi 2 catenelle, una maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia sottostante. Allora, questa è la prima maglia, poi facciamo 2 catenelle. Una maglia alta nella stessa maglia, 2 catenelle, una maglia alta nell'altra maglia alta, 2 catenelle, una maglia alta nella stessa maglia. Il lavoro in pratica è così. Dunque ripetiamo, 2 catenelle. Una maglia alta sotto la maglia, nella maglia sottostante, 2 catenelle e una maglia alta nella stessa maglia. Così fino alla fine del lavoro. Finiamo con 2 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima nella prima maglia fatta. Il terzo giro facciamo allora 3 catenelle che è sempre la maglia alta, poi 2 catenelle e una maglia alta nel primo spazio che troviamo, 2 catenelle e una maglia alta nell'altro spazio, 2 catenelle e una maglia alta nell'altro spazio. Vedete come la lavorazione è molto più larga, così fino alla fine del lavoro. 2 catenelle e chiudiamo con una maglia bassissima. Ecco, dovremo avere 24 spazi, 24 punti alti. Allora, l'ultimo giro faremo 3 catenelle che sarebbe la maglia alta, poi 3 catenelle e una maglia alta nello spazio sottostante. Dunque 3 catenelle e una maglia alta nello spazio sottostante. 3 catenelle. Ecco, dovremo avere sempre 24 quadrettoni grandi, lavoriamo così per tutto il lavoro. Ecco, questo è il lavoro finito, adesso fate le ultime 3 catenelle e chiudete con una maglia bassissima. Questo è in pratica il nostro lavoro finito. Poi, come solito, cosa facciamo? Mettiamo il filo di ferro. Poi prendiamo il nostro lavoro, il filo di ferro lo mettiamo sul dietro e lavoriamo come solito le nostre. In questo caso lavoriamo 3 maglie basse.
tutta girare, inserendo il nostro filo 3 maglie basse in ogni spazio. Ecco, così fino alla fine del lavoro. Ecco, arrivate così fino alla fine del lavoro. Unite sempre le due e poi andrete a lavorare le maglie basse nel gambo. Una cosa che a me invece piaceva anche in queste calle, fare alcuni punti bassi chiudendo un po' e dargli aiuta a dare la forma alla calla. Ecco, vedete che se voi andate a chiudere, poi se volete chiudere di più lo chiudete, dà la forma alla calla, ecco. Poi dopo la dovete sistemare con le mani. Poi il pistillo è sempre lo stesso, userete più o meno è sempre quello. In qualche maniera gli date alcuni punti qua al di sotto, oppure quando chiudete questo punto potete prendere su il pistillo e poi dopo modellate la vostra calla come più vi piace e come solito con la guttaperga fascerete il tutto. Potete anche mettere, ecco, vedete la differenza delle due lavorazioni, questa molto più larga, questa un pochino più strettina. E questo direi che è tutto. Poi mettete le vostre foglie, lo sapete già anche voi, ho già fatto il tutorial delle foglie di come poterle mettere, c'è anche il tutorial di come finire il fiore. Ecco, dopo poi il resto sta a voi sbizzarrirvi e a fare il vostro mazzolino di fiori. Grazie e ciao!